Eccoci, vai. Dunque, allora, Wine Obsession, nome assolutamente non tradizionale, uvaggio non tradizionale perché è un Merlot in prevalenza, nell'annata 2004 siamo circa al 60%, poi in ordine decrescente Cabernet Sauvignon e Syrah. Quindi, nome non tradizionale, uvaggio non tradizionale, l'etichetta non poteva certo essere tradizionale. Per cui sono stati interpellati degli artisti di Siena e ognuno a modo suo ha interpretato il tema che era l'universo. Poi magari, se volete, ci trovate il vostro significato. Il vostro universo personale. Sono venute fuori le interpretazioni più incredibili. Allora, come dicevo prima, perché questo vino? Semplicemente perché in questa vigna il Sangiovese non sarebbe mai cresciuto nelle condizioni ottimali per l'esposizione che è a ovest e nord-ovest, la composizione del terreno è molto argilloso, molto molto sciolto e anche non molto drenante. E quindi così è nato questo vino. Il nome è arrivato un po' diciamo di rimbalzo, perché il proprietario di Vigna Maggio, l'avvocato Nunziante, era anche legale di Calvin Klein. Quindi una sera a cena ci fu una discussione sul fatto che i profumi hanno vesti, nomi, bottiglie così particolari, mentre i vini sono così severi, molto noiosi, classici all'inverosimile. Quando alla fine entrambi hanno molti argomenti in comune, il profumo, l'appeal, il coinvolgimento, le sensazioni, passioni, eccetera, eccetera. E così nacque questo nome. La prima vendemmia è stata nel 95, ma la prima in commercio è stata nel 96, quindi piano piano siamo arrivati all'edizione attuale. Sono cambiate un po' le composizioni, un po' gli uvaggi nel corso del tempo, sono cambiate le etichette perché ogni 3 anni c'è una collezione diversa, un tema diverso, anche se a onor del vero la prima edizione, la prima collezione, quella che è stata usata fino alla vendemmia 99, era realizzata da un'unica artista, Vita Di Benedetto, che è una pittrice di Siena, oltretutto ha anche dipinto uno dei pali che sono andati in premio, eccetera, eccetera. Oggi Vita è rimasta come coordinatrice di questo progetto e appunto la vendemmia 2004 ci porta alla terza collezione. Il vino che ora andremo a degustare è molto diverso rispetto a tutti quelli che abbiamo assaggiato fino ad ora e vuole essere appunto il bisogno da parte nostra di interpretare quello che nasce in questa particolare realtà. Allora, nata 2004, circa 60% Merlot, 25 circa Cabernet Sauvignon e il resto è Syrah. E allora appunto andiamo a scoprire. Direi che al naso qualsiasi etichetta va bene, cioè soprattutto venendo, abbiamo avuto vini per ora diciamo tutto sommato vero eleganti, complessi, ma piuttosto misurati a livello di sensazione. Questo invece già dal naso è subito un'esplosione di profumi anche molto intensi, molto anche molto variopinti. È ovvio che qui riferimenti alla pittura nel descrivere questo vino si sprecano, ma è ovviamente anche un po' un gioco, però ecco, questo è un vino che ovviamente si inserisce in quel filone, diciamo, di Super Tuscan, però lo interpreta in maniera, cioè se diciamo comunque vitigni strani devono essere, se profumi strani devono essere, allora tanto vale enfatizzare e non metterci diciamo la classica etichetta solita, semplicemente cambia il nome, anche nei confronti del cliente che compra un vino come questo non si aspetta un Sangiovese classico, austero, aspro, sì, eccetera, ovviamente già si pone in maniera pronta a trovare le persone nel bicchiere. Esatto, ma poi forse ci può essere anche un'altra connotazione
la voglia, il bisogno, la curiosità di andare oltre Variello, Aia, eccetera, sì, beh, eccetera. Tra l'altro sì, sicuramente uno se lo risolve sul facile, perché Aia e Ello ce ne sono una ventina per ciascun suffisso. Comunque ecco, sentite, il colore ovviamente, vedete, anche se lo paragonate col Cabernet Franc, stessa annata 2004, è molto più intenso. Qui c'è il Syrah che macchia tanto, c'è tantissimo Merlot. Cabernet Franc non è un'uva che dà molto colore, nonostante sia appunto francese, eccetera. E più invece Cabernet, Merlot e Syrah sono probabilmente quelli che ne danno di più, quindi è ovvio che sia così il colore inchiostro. Colore appunto, direi, rosso farrubino, leggerissimo granato, ma nel bicchiere abbastanza importante, ma non direi anche questo non eccessivo. Più che altro al naso, vi dicevo, l'esplosione di profumi, questo profumo che quasi assale un po' il naso, soprattutto finora abbiamo assaggiato vini abbastanza pacati, questo invece ovviamente c'ha questa nota di frutta di bosco bella matura che ti cattura subito, c'ha queste note dolci, questa nota di cioccolato, di caffè, c'ha queste tostature anche abbastanza importanti. Qui qualche ovviamente barrique nuove viene usato, anche perché sennò si è detto finora poche nuove, qui invece le barrique nuove sono qui, se non quasi tutte, insomma, ma il primo passaggio lo fanno quasi sempre su Wine Obsession, e questo perché è proprio anche qui voluto il fatto di marcare caratteristiche anche di espressività, sia vabbè, più che del legno, proprio del vitigno stesso, e viene ossigenato la barrique nuova, appunto da dare profumo, ossigena anche parecchio il vino, e quindi con profumi immediatamente accattivanti, e quindi un vino da consumo abbastanza immediato, in voglia subito a berlo. Altri profumi chiaramente: lampone, fragola, cassis, ci sente il pepe molto, pepe sia bianco, e qui ci rifacciamo al Syrah, note anche qui di frutta di bosco, un po' di note di peperoni, note di mirtilli, succo di mirtillo e cassis, questo liquore del sud della Francia, appunto un'infusione a base di bacche di bosco, quindi tutti questi profumi ce li troviamo quasi tutti. In bocca sentite, in realtà il vino è in bocca, è molto chiaramente i profumi ritornano, la persistenza è lunghissima, c'è una nota quasi dolciastra in bocca, fra l'alcol e cosa chiude quasi dolce, è un vino che sicuramente anche da bere per conto da solo abbastanza piacevole. Il tannino sentite c'è, ma non è per niente aggressivo, è già abbastanza morbido rispetto paragonato alla Cabernet Franc 2004, non c'è assolutamente paragone. Qui il tannino è già pronto, c'è, ma ovviamente questo è un vino che si può bere anche per conto suo, con i vini ti diverti a continuare ad assaporare. C'ha una bella mineralità, qua giù si dice che siamo comunque nel Chianti, siamo a Vignamaggio, magari ovviamente non ci troviamo i profumi nel Sangiovese, però la mineralità, la sensazione salina è la stessa del Monna Lisa. Questo quando si parla di terroir, no? Di mineralità del terreno che viene fuori nel vino, questo non è il vitigno, questo è proprio il terreno, cioè proprio dipende da Cabernet, Merlot e Syrah. È vero che hanno i suoi profumi caratteristici, ma la mineralità non ce l'hanno sempre, perché non è del vitigno, è del suolo dove viene coltivato. E qui proprio questo è un vino che in teoria potrebbe essere fatto in tutte le parti del mondo, ma per questo aspetto della mineralità sicuramente no, che è molto importante perché la mineralità dà salinità, che controbilancia la dolcezza dei profumi, è importante perché aumenta le componenti dure, e questo vino ha meno tannini rispetto agli altri, quindi vedete che è un vino che in realtà è vero sì che è un super tasca internazionale, ma può essere fatto solo in Toscana un vino così, quindi tu dici questi vini sono tutti uguali, tanto vale bere australiano, tanto vale bere francese, tanto vale bere californiano. Ecco, nei super tasca fatti un pochino meglio, questo non è vero, perché la sensazione si sente, lo satura lo scatto del vino, che non può essere fatto molto. Poi può piacere o non piacere, chiaramente a chi piace da morire in Monna Lisa non può piacere da morire questo vino qua, ma ovviamente un'azienda di vino non è che deve contentare solo un tipo di consumatore, chiaramente, però ecco, sono convinto che chi apprezza questi profumi, questo sicuramente è molto meno noioso e stancante di quei vini che puntano invece poco sulla dolcezza, sulla ruffianaggine e basta. Questo c'ha, è vero, il naso molto ruffiano, ma in bocca secondo me c'ha una spina dorsale molto dritta, molto toscana, che lo stempera sti caratteri di dolcezza potrebbero essere eccessivi.